Salve ragazze, volevo provare questo video e in particolare a parlarvi della mia postazione make up. Per me è un video nuovo. Intanto c'è da dire che oggi mi è successo di ogni, nel senso che mi si è rotto il computer, adesso sto aspettando mio figlio perché devo andare ad installare un computer che ho appunto in casa, fisso in studio, e quindi nell'attesa mio figlio sta facendo i compiti. Volevo provare un attimo a girare questo video e quindi volevo appunto farvi vedere la mia postazione make up. Cambio l'inquadratura e ci rivediamo fra un secondo. Eccoci ragazze, riprendo a girare, questa è la mia postazione make up. Allora, intanto qui ho i miei pennelli. Qui ho dei pennelli che non utilizzo più, ecco appunto questi, che sono dei pennelli abbastanza vecchi. Qui invece ho tutti i pennelli, quelli diciamo che più mi piacciono e che nel corso del tempo ho accumulato. Qui abbiamo i vari fondotinta, la mia CC cream della MAC, il mio correttore che abbiamo visto in tutti i miei video, il primer occhi, poi ho due eyeliner della Essence, questo è quello diciamo waterproof e questo invece è quello diciamo normale. Poi ho questa crema della Diego Dalla Palma, che è praticamente una crema colorata che uso d'estate con una protezione con un SPF 20. Ecco, poi ho il mio kabuki, kabuki della H&M, il mio correttore della Kiko, in particolare il Full Coverage, lo 02, un mini kabuki, o meglio più che mini, flat, un kabuki flat della Neve Cosmetic, il kabuki della Elf, ecco. Qui tutta una serie di pennelli che non sto qui a farvi vedere, l'unico che volevo farvi vedere è questo No Brand, che utilizzo per il fondotinta, che mi piace davvero tantissimo. Qui poi ho quella parte di prodotti diciamo smaltimento, in particolare ve l'ho fatto vedere in un video precedente, della Make Up Forever, questo ombretto marrone caldo, la Naked Basic, questa palette della Wycon con l'illuminante, una terra fredda per il contouring e un fard, e la palettina, se riuscirò ad aprirla, della Kiko, che è appunto questa che fa parte del mio progetto smaltimento. Poi ho dei rossettini, in particolare questo rossettino della Essence, lo 06, che fa parte anch'esso dello smaltimento. Questo della Revlon 065 e questo rossettino dell'Eufrida, il 321, fanno parte tutti del mio smaltimento, nonché questa palette della Kiko, che ormai dietro si è cancellata, che ha una terra e un fard. Questa cassettiera è la cassettiera della Muji, che avevo preso a Bologna. Ecco, diciamo che in questo cassetto ho tutta la parte relativa al viso, vale a dire il fard della Wycon, quello che avete visto 10.000 volte, la terra della Elan, che è quella che utilizzo in questo periodo, questa terra della Catrice, la Saint Laud Matte, terra matte, che sto appunto terminando, infatti c'è questo bucone. Poi ho
due fard, o meglio blush, della Slick, il 923, ecco, sono lettere a fuoco, 923, e il 921. Poi ho un'altra cipria, che è questa della Maybelline, si è un po' cancellata, la Light Sand Beige. La mia cipria della Maybelline, che anche questa sta terminando, la Matte Power, e la cipria della Essence All About Matte, quella bianca. Poi qui ho tutta una serie di pennellini per gli occhi, che sono quelli doppi. E questo è il primo cassettino. Nel secondo cassettino invece ho tutta una serie di ombretti della Essence, della Elf, ancora della Essence, Kiko, i quadrotti sempre della Essence, un ombrettino della Sephora, un ombretto della MAC con il suo bel buco, che è il Mystery, adesso non so se riuscirete a vederlo. Questa palettina della Bare Minerals, un ombrettino della Deborah, poi ho della Essence il gel eyeliner, questo prodottino della Catrice, il Made to Stay, lo 070 Long Lasting Eyeshadow. E qui ho visto un video della Lucy dove diceva appunto che conviene utilizzarli col pennellino da bagnati. Poi ho un ombrettino della MUA, lo Shade 12 Pearl, che poi praticamente è un duocromo, questo della Kiko, che è un verde ed è il 100. Qui ho tutti, ah, ecco, poi ho quest'altro ombrettino dell'Oreal, poi ho della MAC, che questo lo conoscete tutti, questo lo amo e c'ha già il mio, e quindi qui ho tutti i miei ombrettini. Poi, continuando, in questa scatolina ho tutti i miei gloss, ho similari, ho questo della Essence, questo nuovo, carino, nude, vi faccio velocemente vedere, questo della Catrice con la spugnettina, che è molto molto carino, della Collistar, dell'Angelica, della Deborah, è tutta una serie, ecco, inutile che, perché ce ne ho davvero tanti. Non si chiuderà più la scatola, ma fa lo stesso. Invece in questo porta rossetti ho questo rossetto della Kate Moss, il 104 della Rimmel, sempre della Rimmel della Kate. Ho lo 03, che è un nude, poi ho questo rossettino molto vecchio della Kiko, il 92, che è fuori produzione, della Wet n Wild, questo nude, questo rossetto matte lipstick della Wycon, numero 627. Questo rossettino, il 930 matte della Maybelline. Questo che vi avevo fatto vedere, Toffee della Benecos, nel mio progetto smaltimento. Una matitina
della Kiko, la 100 nera, un rossetto della MAC che è il Velvet Teddy. E conoscete tutti. Poi ho la mia spugnettina della Kiko, un sample della Lancome mascara, il labello lip butter, il temperino con i due buchi, un altro burro cacao che è questo idratante protettivo della Vivi Verde Corp. Poi qui ho tutte le mie matite labbra, anche il Velvet Lipstick della Deborah e tutte le mie matitine. Qui ho le tinte labbra della Essence, che ne ho due, adesso questo è tutto cancellato. Poi ho questa che è vecchissima, l'Apocalypse della Rimmel, penso. Ecco, altre che poi sono quelle vecchie, lo Stay Matte. Poi ho questa della Wycon, la Long Lasting Lipstick Wycon, questo gloss Amarena che a me piace davvero tanto, quest'altro rossettino della Kiko, il numero 13, che è terribile sulle labbra, e questo matitone della Kiko, il numero 11, che non so neanche più se esiste. Poi in questa scatola invece ho tutti i rossetti, alcuni di Chanel, della Essence, alcuni della MAC. Invece in quest'altro contenitore ho tutti i miei mascara, anche quello che non uso mai, la base, tutte le mie matite, questo Kajal della Kiko, tutte le mie matite un po' miste, ecco, per le sopracciglia, tutta una serie di matite. Poi non è finito, qui ho lo specchio, ecco, qui ho delle salviettine e qui, adesso sposterò, ho alcuni prodotti, in particolare questa è la scatolina, aspettate ragazze perché io non sono mica tanto brava, questa è la scatolina del fondotinta della Kiko, va bene. Un nuovo mascara della Kiko, ecco, questo l'ho comprato qualche giorno fa. Poi ho della MAC il mio fondotinta Prolonger SPF 10 ed è l'NC25. Il correttore, sempre della MAC, il Prolonger, ed è NV25. Ci starà tutto. Poi ho la mia palettina della MAC che devo terminare, componibile, che mi piace sempre davvero tanto. Poi ho della Garnier la BB Cream, ecco. Poi ho tutta una serie di bustine dove avevo dei pennelli, la mia spugnetta, questa presa da H&M. Poi ho qui, ho della Elf questa palette di correttori, questa terra della Elf ormai terminata, questo ombrettino che mi era uscito da una beauty box della Nico & Co, Starry Sky, ombretto perlato, effetto luminoso che non uso mai, ce l'ho ancora imballato. Poi ho due palette della Mua, che erano dei dupe di palette famose, questa è l'Andrush e questa invece è quest'altra, si metterà
tutti i toni della terra, della make up family, e poi ho infine questa terra della pupa, che numero non ve lo so dire. Poi invece qui di fianco ho i profumini che vi ho fatto vedere, con in più anche sempre dei tesori d'Oriente, la mirra. Poi ho dei provenzali, l'acqua più profumata per il corpo alla violetta, e poi ho della Victoria's Secret, quest'acqua profumata per il corpo che avevo acquistato a Londra. Benissimo ragazze, questa è la mia postazione make up, guardate che casino, ve la volevo far vedere. Il video non avrà una bellissima qualità. Io vi saluto e grazie per l'attenzione. Ciao ciao!